buonasera a tutti. E buonasera anche agli amici che ci seguono dalla diretta che c'è su Facebook del sito Nessuno Tocchi Caino. E Radio Radicale, Rita suggerisce. Se siete qua, se siamo qui, sappiamo tutti, diciamo, di cosa parliamo. E volevo entrare subito nell'argomento, leggendo con voi insieme a voi questa parte iniziale. Che cosa ho fatto? Sono agli arresti domiciliari dal 30 giugno e non riesco a credere che sia successo proprio a me. Non mi consola il fatto di trovarmi nella mia amata casa, davanti al mare, con Stromboli che, visto la Nocera Terinese al tramonto, esplode di rosso. No, non mi basta, perché sono innocente. Non mi basta perché non posso disporre della libertà di cui ingiustamente sono stato privato. Non mi basta perché mi sento ferito nella mia dignità di uomo. Non mi basta perché la mia immagine è stata fatta a pezzi. Penso a tutte le vittime della giustizia come me. E in questo momento non mi è di nessun conforto il profumo degli aghi di pino che arriva fin qua. Né mi è d'aiuto il silenzio che a quest'ora vive dei soli suoni della natura e delle voci sottili dei ragazzi. Oggi tutto questo non posso apprezzarlo. Oggi vorrei fare solo a pugni con il mondo intero. Non mi ritrovo più niente. Che errore ho commesso. Ecco, amici miei, questi sono i pensieri di un uomo che è stato attinto da un provvedimento importante. Un provvedimento che, come si leggerà nel libro, ha impattato fortemente non solo sul piano giudiziario, ma sul piano personale, sul piano familiare, degli affetti più cari, dei figli, del padre, della madre. E sono questi pensieri messi su carta da un uomo che ha trovato la forza perché quanto accaduto non sia soltanto scritto nelle pagine di una sentenza di assoluzione, perché quanto accaduto rimanga impresso in chiunque legga questo libro, perché quanto accaduto non sia successo in vano. E questo è il tentativo. E siamo qui a discuterne insieme a voi con il presidente Agazio Loiero, che ringrazio per la presenza, con Rita Bernardini, che è veramente scesa qui appositamente per parlare con noi di questo libro. E io, in questo mio brevissimo ritaglio di appunti, non voglio subito dare la parola ad Agazio, che conoscete tutti, è stato ministro, sottosegretario, parlamentare, unico membro calabrese della commissione parlamentare bicamerale per le riforme costituzionali, è stato presidente della giunta regionale ed è soprattutto un amico di Luigi. Un amico che è voluto scendere a dare la propria testimonianza. Per cui, Agazio, non ho alcuna domanda da farti, ti lascio libero perché, diciamo, intellettuali fini come te è difficile imbrigliarli in percorsi. Ci aspettiamo tutti quanti che tu, diciamo, lasci libera la briglia alla tua fantasia e al tuo garbo nello scrivere e nel parlare. Vuole un po' d'acqua? Allora, grazie, intanto sono contento di essere qua accanto a Luigi, accanto a Rita Bernardini, c'è anche Sergio Delia. Questo mondo radicale che fa battaglie magari si è diviso un po' negli ultimi tempi, però la passione è ancora forte e fanno certe battaglie di garanzie. E poi sono felice di vedere tanta gente qua, non solo molta gente, ma anche, se permettete, molta gente che io conosco, che ho conosciuto, verso cui sono anche tributario, perché io alla mezza prendevo molti voti, devo dire la verità, e quindi sono contento di aver visto molti volti in un'occasione di giubilo, diciamo, perché, come voi sapete quanto me, Luigi, mio amico, è stato amico anche nei 14 anni e 5 mesi in cui poverino stava impazzendo, cioè non amico solo del tempo buono, amico anche nel convinto sempre che avrebbe prima o poi, perché la giustizia italiana ha problemi, avrebbe dimostrato la sua estraneità e la sua innocenza. Certo, una giustizia che arriva dopo 14 anni e mezzo non è giustizia. Pasqualino diceva poc'anzi che è una cosa, la mancata giustizia, che irrompe nella vita di un cittadino
e la travolge. È vero, affetti. E poi il dolore che proviene da un'ingiustizia subita, formalmente subita, è una ingiustizia unica, unica, perché è una cosa a cui non puoi non pensare tutti i giorni, tutte le ore. Lui ha subito questa tragedia, ne è uscito da gigante, si rifarà al di là. Io, per esempio, il titolo è un poco enfatico, però lo capisco, Giustizia è fatta, che evoca vecchi libri e vecchi film, però devo dire è proprio un grido, una giustizia che arriva con così tanto tempo trascorso, lo dobbiamo dire, non è giustizia. Ora, diciamo la verità, senza prendersela con nessuno, lui lo fa e giustamente lo fa anche con civiltà, però se dobbiamo essere proprio franchi, c'è nella nostra giurisdizione, ci sono degli squilibri che sono drammatici, per esempio lo strapotere del PM che può chiedere l'arresto. Loro spesso ci si difende dicendo vabbè, ma poi c'è un GIP, c'è il Tribunale della Libertà. Intanto pensate, lo dico ai calabresi, scusami in maniera particolare, una tragedia che incombe sulla testa di un calabrese, non si tratta di fare le vittime, ma su di noi insistono stereotipi drammatici. Sarà che la criminalità, diciamo, è diventata la più importante del mondo dopo le stragi in Sicilia, noi lo sappiamo, ci viviamo da canto, per cui sappiamo quanto pesa. Ma se è vero, ed è verissimo, questa presenza drammatica della 'ndrangheta, pensiamo tutti quei cittadini onesti che sono la grande maggioranza, che vive accanto, che quindi c'è una pressione supplementare, a questo si paga un prezzo, uno dovrebbe essere premiato proprio per questo. E poi per dire anche che su di noi, lui nel libro racconta un fatto, io, di un ristorante che aveva aperto con alcuni soci e che poi piano piano, magari la concorrenza, tante cose, siccome sono cose che poi finiscono per imprimere sulle presenze, specie nel commercio fuori dalla Calabria, perché ci sono, noi ce lo possiamo dire, ci sono degli stereotipi che sono pesantissimi per chi vive fuori, per un calabrese che vive fuori dalla Calabria, stereotipi che quando si rinsaltano nella mente delle persone è difficile spegnere, e tutte quelle cose che vanno in favore dello stereotipo, sì, io non ci posso, è una vecchia storia, tutto quello che va in direzione a favore dello stereotipo, quello lo metabolizza immediatamente una mente. Tutto quello che va all'incontrario dallo stereotipo, la mente in genere lo respinge. Questa è una vecchia definizione di Walter Lippmann sullo stereotipo, ma lui si riferiva a stereotipi americani, ma qua sono ancora più struggenti. Dicevamo, certo, il sistema dell'accusa, della difesa, del giudice terzo in Italia, se c'è un errore madornale, che io adoro la mia Costituzione, ma se c'è un errore madornale fatto dai costituenti, è avere fatto un corpo unico della magistratura. Se voi vedete con obiettività, guardate fuori dall'Italia, i corpi della magistratura sono sempre separati, sempre, sempre, perché è anche una logica che uno, se nasce con lo stesso concorso, vive nella stessa associazione, nello stesso corpo, indistinguibile, stessa corrente talvolta,
è chiaro che non ci può essere l'obiettività. Guardate che il giudice terzo è quello che deve garantire l'imputato da quello che potrebbe essere una prepotenza del PM. E qui da noi non può succedere. Se ricordate, davanti alla Tangentopoli milanese, una volta passarono, si arrivò davanti al GIP e si scoprì che il GIP aveva le carte del PM, ma non le carte ufficiali, perché come sapete il GIP non costruisce come il vecchio giudice istruttore il processo, non lo costruisce per niente, perché giudica su quelle carte. Il PM può fare quello che vuole in un processo, può ritardarlo, può accelerarlo, può metterlo da parte, può lasciarlo dormire, può farlo risorgere immediatamente con una conferenza stampa, che poi diventa il marchio che non si cancella più. Quando arriva il giudizio terzo, beh, quello ormai quel signore ha già avuto un marchio che non si cancella con facilità. Questo è una cosa che dovremmo affrontare, e dovrebbero affrontare le forze parlamentari. Lo diciamo, ma c'è sempre una grande paura nei confronti del magistrato, e quindi io, se posso dirlo, lui l'ha voluto dire, Pasqualino, lo ringrazio, io ho fatto parte della bicamerale, quella di D'Alema, che era arrivata, perché eravamo arrivati dopo 9 mesi di lavoro in defesa, eravamo arrivati in aula, e mai una bicamerale è arrivata in aula, e c'era anche una riforma della giustizia. Ma voi, qualcuno di voi lo ricorderà, il relatore della giustizia era Boato, lui ha dovuto presentare 9 bozze, ogni volta era un certo tipo di magistratura aggressiva che la demoliva e lui ricostruiva. È stata una cosa drammatica, quell'esperienza drammatica. Poi, diciamo la verità, poi dopo tanto tempo, non parliamo poi della giustizia civile, magari la gente non lo sa, ma noi perdiamo ogni anno 2 punti di PIL proprio con la giustizia, perché qual è lo straniero che viene da noi a investire sapendo che se viene ad essere incagliato in un contenzioso poi passano anni prima di avere ragione o torto? E questa è un'altra cosa che blocca e ci blocca moltissimo, e soprattutto il penale, perché il penale è vero che là si perdono quattrini del civile, ma nel penale si perde la vita spessissimo. La vita, perché vedete, quando io sento dire che c'è sciopero dei magistrati su una cosa, io non ce l'ho con i magistrati, perché ci sono magistrati eccezionali, alcuni, anche PM, che rischiano la vita, intendiamoci, e ce ne sono molti che hanno coraggio, che mettono sentenze coraggiose, vere, cioè secondo lo schema di Beccaria, che non era uno schema, diceva era la ricerca del vero il mio obiettivo, non diventare nemico del reo, che è una tragedia quando si... Poi d'altra parte, due cose, non voglio farla lunga, e scusate la confusione con cui sto procedendo, ma pensate per un attimo, nel nostro... Io non sono avvocato, io lo dico a Rita che non lo sa, ma pensate che nel nostro codice di procedura penale c'è un articolo per quale si dice che quando il PM incrocia una palese innocenza dell'imputato, lui deve, per suo dovere, andare avanti nel fare venire alla luce tutta l'innocenza. Io vi chiedo, mai. Ne avete visto mai una di queste? No, se l'avete visto, alzi uno la mano. Ancora, ve ne dico un'altra, insomma, per dire che insomma ci sono molte incongruenze. E il fatto, per esempio, dicevo, di avere la magistratura in un unico corpo, che è un fatto unico in Europa, perché dappertutto
i due corpi sono separati, e questo è stato l'errore dei costituenti, perché purtroppo il fascismo, che era tramontato in tragedia da pochi anni, ha finito per coinvolgere emotivamente molti personaggi di qualità assoluta, di valore assoluto. Ma questo non, da noi purtroppo è diventato un fatto molto molto, diventato davvero spregevole tutto questo, perché sapete, non si può giocare con l'innocenza della gente, non si può giocare, quello è un elemento troppo forte della vita di ognuno di noi. Quando sento, e chiudo, quando sento dire che si sciopera, che la magistratura sciopera, anche qui non tutta la magistratura è stata mai d'accordo su uno sciopero, perché lo sciopero della magistratura, di un potere dello Stato, è come se scioperasse il Parlamento, come se scioperasse il governo. Una cosa, mi ricordo un vecchio articolo di Ostellino di una ventina d'anni fa, io sono vecchio e mi ricordo, perché la memoria si fa più prensile verso le cose del passato, magari scordo le cose del giorno prima, che diceva Ostellino: ma come, sciopero dei magistrati è come una bestemmia in chiesa, una bestemmia in chiesa. Allora, a proposito di separazione dei poteri, sì, dicevo che questo discorso della separazione dei poteri, che c'è dappertutto, dappertutto, no, ma voglio dire anche che non solo c'è dappertutto, ma se voi ci pensate, non c'è solo in Francia e in Italia, solo che in Francia il PM dipende gerarchicamente dal ministro della giustizia, e noi non siamo, non si, insomma, anche questo non si può parlare, perché poi c'è, insomma, da quando i partiti sono diventati molto ma molto più deboli, perché diciamo anche questa è una verità, fino agli anni 70 c'erano partiti forti, non a caso c'era forte anche la Democrazia Cristiana, che siccome era immaginata al governo per l'eternità, per le nostre cose che sappiamo, per gli equilibri internazionali che sappiamo, e quindi anche la magistratura guardava con un po' di circospezione a tante cose. Poi è successo che la famosa, e chiudo davvero, la famosa Tangentopoli, dove sono avvenute tante cose, perché se te viene il sospetto che il PM che ti fa le indagini poi voglia candidarsi alla Camera o al Senato, allora muore tutto. Perché vedete, anche un'altra cosa, ma vedete che c'è un rapporto che voi non potete non conoscere tra un sostituto procuratore e una parte della stampa che ricevono i documenti. Sono documenti che conosce la polizia giudiziaria, il PM e l'avvocato. Per come escono gli articoli, l'avvocato non può aver passato quelle carte, deve essere stato il PM. Ora io dico, non sempre il PM, talvolta la polizia, intendiamoci, però passano in maniera clandestina. Ultima domanda, chiudo con una domanda. Avete mai visto, visto che queste cose avvengono ogni anno, succedono 20 di questi episodi, avete mai visto che un PM sia stato condannato per una cosa che è drammatica, cioè quello di passare le carte, dove c'è un segreto istruttorio da rispettare? È stato mai condannato qualcuno? Ecco, per sommi capi sono questi i drammatici interrogativi che non siamo in grado di risolvere. Grazie. Scusate di cosa, anzi, grazie, perché veramente questa, il tuo dissertare è così chiaro, così discorsivo, anche quando hai parlato di termini giuridici e processuali, è stato veramente importantissimo.
Adesso io dovrei passare, anzi devo passare, anzi voglio passare la parola a Rita Bernardini che è qui. Noi la ringraziamo perché l'animo battagliero che ha in sé l'ha portata oggi alla Mesa Terme in questo caldo torrido. Lei la conosciamo in tanti, è stata una fan prodigio di Pannella dal 75 in avanti, vero? Ha fondato le FRI, Fronte Radicali Invalidi per l'affermazione dei diritti dei portatori di handicap, ha fondato l'associazione Luca Coscioni, è stata parlamentare, ha un lungo vissuto di battaglie e di digiuni e di lotte, ed è bello perché in Italia siamo spesso portati ad adagiarci, no? Siamo in tanti, ma sì, ma lascia stare, tanto se non tocca a me, ti accada pure. Persone come lei invece fanno la differenza. Fanno la differenza nel dire se c'è un diritto violato io ci sto e mi batto anche se non è il mio diritto violato, perché potrebbe essere il diritto di tutti e di ciascuno. Per cui avere una come lei a fianco oggi ci onora, così come ci onora la presenza di Legacci, così come ci onora la presenza di tanti di voi, tanti amici di Luigi, del sindaco, del parlamentare, dei consigli regionali, delle autorità civili e militari che sono qui. Veramente grazie. Grazie Domenico, grazie Amalia, grazie Paolo, grazie al vice sindaco, grazie a tutti. E allora Rita, c'è il nostro bellissimo articolo 13 della Costituzione che dice che la libertà personale è inviolabile, no? E io delle volte mi domando, quando accadono casi come questi di Luigi, e ce ne sono tanti in sala, tanti fatti accaduti, Luigi ha avuto la forza di scrivere, mi domando quanto margine d'errore è consentito a un sistema, no? Sulla scorta di questa declamazione. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione, previsione personale, né qualsiasi altra restrizione se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Allora, è così. Cita ogni violenza fisica, è questa. E la domanda nei confronti delle persone private della libertà. Però, e la domanda è questa, cioè dire, perché un sistema si tuteli, perché si deve tutelare un sistema da chi delinque, ma quanto può sbagliare? Quanto è ammissibile che un sistema sbagli per tutelare tutto? Ecco, questa è una vicenda che è accaduta adesso. No, su questo... Perché ti leggo, perché il libro è straordinario per questo. Alla fine il libro così conclude. Dunque ho vinto, ce l'ho fatta, ma che ne è oggi della mia vita? Da quando tutto è cominciato sono passati 14 anni e 5 mesi, 10 dei quali li ho trascorsi a entrare e uscire dalle aule dei tribunali, a parlare con avvocati e periti. Se mi guardo indietro vedo solo macerie intorno a me e soprattutto dentro di me. Ho ottenuto ragione, l'assoluta legalità della mia condotta è stata riconosciuta, ma a quale prezzo? Ecco, è qui che vorrei che tu intervenissi. Qual è il prezzo che il singolo o i singoli devono pagare perché il sistema stia in piedi e sia legittimato a stare in piedi? Guarda, mi aiuta molto, e forse perché ormai è entrato nel DNA, una frase che ripeteva spesso Marco Pannella: l'Italia non è uno Stato di diritto, e riferendosi in particolare alle carceri e alla giustizia lo definiva Stato criminale. Ora, chi lo ascoltava diceva il solito esagerato, Pannella esagera sempre. Allora io vi leggo, così paragonate la vita e quello che ha subito Luigi Mazzei con l'articolo 111 della Costituzione, che recita: ogni processo si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata. Allora, Luigi Mazzei ha subito 14 anni di processo. 10 anni di processo e 14 anni di vicenda giudiziaria. Sì, però. Sì, di vicenda giudiziaria, diciamo, sì, perché poi ci stanno i preliminari. E 5 mesi, ha fatto bene a precisarlo, perché forse tu hai contato pure se c'è qualche giorno. Perché chi la subisce sa che cosa vuol dire un giorno vissuto in quelle condizioni, no? Giustizia mediatica. Leggo sul libro che la tua vicenda ha fatto molta gola ai mass media, anche nazionali,
e soprattutto il tuo nome veniva richiamato e additato come colui che aveva fatto la bancarotta era il reato più grave, ma poi ce n'erano tutto in un'altra serie, chi si accontentano di solo la bancarotta, no? E lui era il criminale già condannato nel momento in cui viene presentato così all'opinione pubblica. Da questo punto di vista vorrei essere utile, vi consiglio a tutti di acquistare, oltre al libro di Luigi Mazzei, anche quello del professor Vittorio Manes, Giustizia mediatica, perché lì la giustizia mediatica viene analizzata da un punto di vista scientifico, cioè proprio in un modo che è prezioso per ciascuno di noi, è quello che determina. Allora, perché vedete, nel momento in cui ti succede un fatto così, in fondo la sua vicenda inizia con la guardia di finanza che entra a casa, poi ci sono altre che entra in ufficio, poi ci sono altre vicende in cui, che ne so, 10 carabinieri entrano a casa tua alle 5 del mattino o alle 3 del mattino con i mitra spianati, magari di fronte a bambini, per quegli elicotteri che circolano la zona, per magari fare l'arresto di una persona fino a quel momento incensurata. Succede questo in Calabria, lo dobbiamo dire, con tutti i traumi che subiscono i bambini, i minori, di fronte ad una immagine del... Io lo so perché me l'hanno raccontata, me l'ha raccontata chi l'ha subita in questo modo, preoccupato per quei bambini di 7, 8 anni, 4 anni, che si vedono il padre, in genere il padre, portato via in quelle condizioni. E quindi poi tu vedi, da quando succede il fatto, che le amicizie intorno si fanno più timide, che cercano di evitarti, si forma una specie di deserto, no? Umano, cioè tu fino al giorno prima eri stato l'imprenditore di successo, quello che portava il lavoro alla Lamezia Terme, quello che consentiva a tante persone di poter lavorare, che era affermato tanto da fare dei lavori all'estero, Tel Aviv, il grattacielo di 100 metri. Ho letto bene il libro, sì. Allora, stimato da tutti, tutti che effettivamente ti fa piacere quando c'è una persona, che uno fra i primi ad utilizzare la legge per l'imprenditoria giovanile. E non era facile usarlo, perché tu riporti tutti i parametri che dovevano essere rispettati e lo fai con successo. Stiamo parlando di imprese che fatturavano milioni e milioni di euro, adesso il totale non lo so, non l'ho fatto, magari lo potevo fare, però stiamo parlando di qualcosa di veramente consistente. Guardate che la condanna di primo grado, mi pare che l'imputazione sia per 62.000 euro, va bene? Cioè già questo, il paragone fra le decine di milioni di euro e il problema 62.000 euro, e lì c'è stata la condanna. La condanna a quanto? A 2 anni? Minimo a 2 anni, bene, la condanna a 2 anni, perché la sentenza di primo grado è arrivata comunque dopo 10 anni, mi pare, no? Dopo 8 anni e mezzo, hanno fatto questa grande operazione, no? Quella che è andata a finire sui telegiornali nazionali, e il grande criminale era stato condannato a 2 anni.
per 62.000 euro. E va bene, poi continua il... perché nel frattempo poi, allora abbiamo detto gli amici stanno un po' così, no? Poi i rapporti familiari, è chiaro che incide una devastazione di questo tipo. La moglie, i rapporti che si deteriorano, la lontananza dai figli, a chi sono affidati, a chi no. E insomma c'è tutto questo, no? Tu affronti il processo con tutto questo, questa sofferenza. Poi il processo di appello e assoluzione. Cioè, ma vi rendete conto dopo 14 anni e dispari che cosa vuol dire per la vita di un uomo? Allora dice, vabbè, riguarda Luigi Mazzei, è stato un po' sfortunato, che ogni tanto ci scappa. No, non riguarda solo Luigi Mazzei, perché lo diceva il giudice, cioè il presidente del Tribunale di Torino 3-4 anni fa, aveva fatto uno studio, perché poi nemmeno studiano tanto quelli che stanno al Ministero della Giustizia per presentarti i dati del funzionamento o meno della giustizia. Questo sono andato a vedere, ha fatto un'analisi seria e ha scoperto che il 40% dei processi sono riformati in appello. Ah, ma stiamo parlando del 40%, stiamo parlando del 40% della vita su milioni di procedimenti penali pendenti che ci sono. Quindi stiamo parlando di mille, perché se poi pensiamo alle famiglie, quante persone coinvolge un processo? Se andiamo a vedere la tua storia, Luigi, allora, c'è te, tua moglie, i tuoi figli, tuo padre, tua madre che purtroppo non c'è più, tuo padre che ha avuto un ictus. E poi è bellissimo il libro, perché è bello? Perché poi ti racconta la vita, no? Perché lui era un ragazzo un po' particolare, il padre voleva che facesse ingegneria e lui non è che gli andava tanto, faceva lo skipper perché gli piaceva, era amante della vita, del rapporto con gli altri, e poi si iscrive ad economia, nel frattempo mette in piedi non so quante imprese, utilizza la legge per il lavoro giovanile. Il padre è anche un po' preoccupato, diciamo, ma quante te ne stai a inventare, non è che ti metti nei guai? E lui continuava contento e la cosa funzionava anche dal punto di vista tecnico per il sistema societario che lui aveva, che non era un'invenzione sua per fare chissà che cosa, era una cosa che tecnicamente anche dal punto di vista finanziario ed economico funzionava. E niente, e tutto questo è poi finito. Ma le macerie quali sono? Allora, cioè, io dico a parte, ma sono tutte le relazioni, i rapporti di amicizia, i rapporti di affetto. Nella vita che cosa c'è di più? Dei rapporti di amicizia, di affetto, di stima, di... insomma, quelli distrutti, va bene? Sono contenta, fra l'altro ho visto prima tuo figlio, che i rapporti con i tuoi figli mi pare che siano splendidi e questo è molto bello. Dice, prima gli hanno sequestrato tutto il patrimonio e poi glielo restituiscono, no? Che t'hanno restituito? È tutto per l'altro. E che t'hanno restituito? Cioè, hanno distrutto, pensate il potere che hanno. Hanno distrutto un'economia che serviva allo Stato perché ci guadagnava, pagavi le tasse, no? Oppure eri un evasore. Pagavi le tasse. E la gente poteva lavorare in una regione dove mi pare la disoccupazione è ai massimi livelli. La gente non se ne andava via perché poteva rimanere qui, alla Lamezia Terme. E 14 anni di questa grande operazione e lui ha le macerie, il territorio ha le macerie di tutto questo. Concludo sulla politica.
perché non so se con Agazzo siamo proprio d'accordo su tutto, perché credo che una grande responsabilità ce l'abbia il Partito Democratico, ma proprio grande. Pensa che anche a questi referendum sulla giustizia che abbiamo votato pochi giorni fa, noi immagino che l'abbiamo votati, ha detto la sua dichiarazione non andate a votare. Ma come? Sulla giustizia? Dopo che la Corte Costituzionale, cioè quella che Marco Pannella definiva la suprema cupola della mafiosità partitocratica, ci aveva fatto fuori il referendum più importante, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, perché nessuno pagherà per quello che ti hanno fatto. Quello il gentile amato, il sottile amato, l'ha levato. Ha levato quello popolarissimo sull'eutanasia, dove il Parlamento non riesce a legiferare, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, e ha levato quello che avrebbe attirato un po' di giovani, diciamo, sulla legalizzazione o meno delle sostanze stupefacenti leggere. Amato ha fatto questo e insomma il PD ha detto non andate a votare, però insomma che ha fatto in tutti questi anni con queste riforme? Io mi sono impazzita quando stavo in Parlamento, perché una cosa, noi facevamo parte della delegazione radicale all'interno del gruppo del PD. Su una cosa Pannella aveva chiesto che noi potevamo fare come ci pareva, sulla giustizia e sulle carceri. Meno male, perché lì qualche cosa siamo riusciti a far passare sulle carceri, seppure piccola, e addirittura ci fu una risoluzione trasversale appoggiata, perché il Presidente del Consiglio era Berlusconi, appoggiata trasversalmente da tutti, a mia prima firma, che prevedeva la separazione delle carriere, l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, quella per cui i PM si scelgono i processi da celebrare e quelli da far cadere in prescrizione, le carriere dei magistrati, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, gli incarichi extragiudiziari, insomma era la riforma completa, seria, che ci vorrebbe al nostro paese della giustizia. Vabbè, poi purtroppo non se ne è fatto niente, lì non solo per colpa del PD, ma anche per Berlusconi, che ha detto ragazzi, qui se faccio pure questa, se ci provo, perché ogni settimana annunciava adesso partirà, guardate io ce l'ho tutte registrate, proprio mi sono andata a prendere tutti i comunicati stampa, ci fece un intervento, adesso partirà la grande riforma della giustizia, non vi preoccupate, dopo l'estate, e ci aggiungeva sempre un grande, la grande, grande riforma della giustizia. Ma era diventata enorme, dopodiché non se n'è fatto niente e siamo al punto di Luigi, ma siamo al punto di molti di noi. Guardate, io concludo con una piccola vicenda personale della quale posso parlare liberamente perché si è concluso il Consiglio Generale del Partito Radicale, perché poi nella vicenda della giustizia italiana ci sono anche tanti altri aspetti, no? Il potere dei prefetti. Marco nel 92, fra le proposte che faceva, diceva abolizione dei prefetti, però su Tangentopoli che cosa diceva? Riuniva i parlamentari alle 7 del mattino, perché ci sei andato, perché voleva la difesa del Parlamento, perché che cosa succedeva? Che appena arrivava un avviso di garanzia il partito chiedeva di dimettersi. Ma come? Ma che è iniziato niente? E quindi il Parlamento sotto gioco del potere della magistratura. Non della magistratura. Dei pubblici ministeri. Mi veniva da dire la magistratura associata, accorpata, insomma, vabbè. Però Marco prevedeva anche che i partiti, perché
è indubbio che la corruzione c'era, va bene? Solo che doveva essere perseguita con metodi, tra virgolette, legali, secondo quanto previsto dalla legge. E Marco diceva che bisognava costituire un'alta autorità di, giudiziaria che indagasse sui profitti di regime, del regime partitocratico, questo chiedeva proprio esplicitamente, oltre al fatto che i partiti dovevano avere la forza in quel momento, anziché assecondare tutte le scelte, tutte le leggi che volevano i magistrati, dovevano avere la forza di autoriformarsi, e diceva 10 anni di poltrone, chi avesse ricoperto 10 anni di incarichi gestionali o al governo nazionale doveva passare un giro, va bene? E avrebbe rinnovato i partiti autoriformandosi senza piegarsi a, ai pubblici ministeri, avrebbero fatto questa, perché effettivamente, cioè, la corruzione c'era e c'è ancora oggi, diciamocelo francamente, solo che bisogna, occorre trovare i mezzi costituzionali e attraverso una normativa per colpirla in modo serio. Questo non l'hanno voluto fare. La piccola cosa che mi viene, cioè, sono stata raggiunta da una fatua, io la chiamo così, potremmo chiamarla interdittiva, non lo so, da parte della prefettura di Roma, perché abbiamo dato vita alla fondazione Marco Pannella, eravamo 3 soci della lista Marco Pannella che ha dato luogo alla fondazione. Dei 3 soci a un certo punto cominciano ad arrivare voci che la prefettura fa delle obiezioni su uno dei noi, di noi 3. Vabbè, insomma, ve la faccio breve. Per le disobbedienze civili che io ho fatto sulla legalizzazione della cannabis, per cui ho avuto una condanna due mesi e qualche giorno di carcere, che naturalmente non mi hanno fatto fare, nonostante io chiedessi di essere arrestata, praticamente la prefettura di Roma ha detto che io non potevo far parte della fondazione, del consiglio di amministrazione. Allora io mi sono permessa di fare sia al Partito Radicale, al segretario, sia alla prefettura la seguente domanda: in base a quale legge? Ditemi perché non ne posso far parte. Cioè, stanno, quante sono le leggi in Italia? 150.000, cavolo, ci sarà la legge che me lo impedisce? La legge non c'è. Semplicemente c'è un articolo del codice civile che prevede l'esclusione per chi ha avuto condanne superiori, condanne gravi superiori a 2 anni, per chi ha avuto interdizioni dai pubblici uffici, per chi ha fatto bancarotta e tutta una serie di cose. Questo prevede il codice civile. Chiedo alla prefettura di Roma qual è la legge e mi si risponde: sono le direttive della prefettura. Ma scusate, ma un cittadino può essere sottoposto alle direttive della prefettura? Cioè, come organizza la sua vita, deve sapere che cosa c'ha in testa la prefettura con le sue direttive? Cioè, si rendono conto che Marco Pannella, che ha fatto non so quante disobbedienze civili, non potrebbe far parte della fondazione che porta il suo nome? Entra la prefettura di Roma, non solo fa le blacklist e le white list e decide quali sono le imprese che possono lavorare, non è che servono delle pezze d'appoggio, decidono loro quelle che possono lavorare con la pubblica amministrazione e quelle che non possono lavorare, questo è quello che decidono i prefetti. Addirittura adesso entrano nel merito delle idee, perché se non c'è una legge, entri nel merito delle idee di quello che pensano le associazioni, le fondazioni. Insomma, Marco Pannella, che ha fatto addirittura la cessione in televisione alla De Usanio, ve la ricordate?
a Porta Portesi, insieme a me, insieme ad altri. Cioè, a Fondazione Marco Pannella però devi stare buono, non devi essere Marco Pannella. Questa è la conclusione. Guardate, quando lui diceva l'Italia non è uno Stato di diritto, l'Italia non è una democrazia e noi siamo talmente bravi che abbiamo la capacità di esportare questo, così come esportammo il fascismo, dobbiamo stare, credo, molto molto attenti, perché questo è il punto più basso che abbiamo raggiunto. Grazie. Ovviamente l'erede di tutta una tradizione di disobbedienti, che tanti ce ne fossero. E adesso Luigi, se prendi il microfono parliamo un po' di te, perché diciamo c'è il libro, c'è Luigi, ma non c'è solo Luigi in questa vicenda, no? Cioè, non è che c'è, non è solo l'unico ad aver avuto questo treno che lo ha investito, non è solo l'unico che ha visto impattare su di sé una serie di provvedimenti e di eventi, perché poi attorno a lui c'erano tanti. C'era soprattutto la sua famiglia. E per questo la cosa che mi piacerebbe sapere è come tu immagini che i tuoi familiari più intimi abbiano vissuto quanto ti è accaduto, no? Perché quello che tu hai patito, quello che tu hai subito, quello che tu hai sentito è certamente nel libro, e chi lo comprerà, chi lo leggerà, capirà quello che l'uomo Luigi Mazzei ha patito. Poi ci sono figure di contorno che hanno patito allo stesso modo, forse anche di più, forse anche peggio, perché vedere un familiare agli arresti, vedere una persona che prima era su tutte, veramente sugli altari, perché lui ha avuto premi e riconoscimenti da tante istituzioni, è stato premiato anche alla Camera dei Deputati, cioè tante persone di contorno. E vorrei capire da te, ecco, tu che eri tra virgolette rinchiuso, io leggo la parte che mi interessa in questo modo per arrivare sul personaggio. Il mio nome è finito sui giornali e sulle televisioni anche nazionali. Ho sperimentato per la prima volta sulla mia pelle il gigantesco senso di umiliazione e di impotenza che riescono a provocare. È davvero destabilizzante il meccanismo che i media sono capaci di mettere in moto sul piano dei rapporti personali e dei legami familiari. Non riesco a farmi scivolare tutto addosso. Non sono calmo come mi chiede di essere mia moglie, come vorrebbe il mio avvocato, che devo dire ha gestito bene questo difficilissimo momento. E saluto il presidente delle Camere Penali che è qui con noi. Continuando a ripetermi che sono in una botte di ferro e che devo agitarmi il meno possibile. Io non mi fido e non posso essere sereno, anche se ho la coscienza a posto. Ho la testa svuotata e penso di avere la pressione molto alta. In questo momento, la persona con la quale mi sento più in sintonia è mia sorella. La sua ponderatezza è un faro per me. È molto ferrata in economia. Lavora per aziende importanti e sicuramente mi suggerirà meglio di chiunque altro la via da seguire per uscire da questo insopportabile equivoco. Tua sorella. Allora, buonasera a tutti, voglio innanzitutto ringraziare, scusate, l'emozione è tanta soprattutto per questa fraternità rosa, perché insomma siete veramente tanti, non mi aspettavo tutta questa presenza, insomma. Quindi vi ringrazio per questo, ringrazio tutti i presenti e soprattutto i relatori, insomma. Ringrazio Agazio, amico storico e amico che mi sono trovato veramente molto vicino, soprattutto in questa fase di grande difficoltà. Ringrazio tantissimo Rita e Sergio Veria, perché sono venuti apposta da Roma a presentare il libro, ed Elisabetta Zamparutti, che sono venuti apposta da Roma per presentare il libro, che si sono presi a cuore il libro e tutta questa vicenda. Ringrazio Pasqualino, amico storico, insomma, che si è prestato anche lui a questa cosa qua. Per entrare subito nel merito della domanda di Pasqualino, allora, la cosa più brutta, diciamo che io ho un carattere molto forte e diciamo che sono riuscito a sopportare bene la vicenda, a reagire anche molto bene. Faccio riferimento anche alla considerazione che ha fatto un mio carissimo amico che è qui in sala, un carissimo amico storico della prima ora, che ha letto il libro e ha fatto una considerazione, ha detto l'unica cosa che io non mi ero accorto di questa situazione, perché in effetti forse sono stato molto bravo a non fare accorgere nessuno di questa situazione, di tutte queste sofferenze, di tutte questa bruttissima situazione che io ho patito dal punto di vista personale, professionale, lavorativo, economico. E vado dal punto di vista familiare, perché la cosa più brutta è stato forse per le persone più vicine a me, i miei genitori in primis, e penso ai miei figli, come si sono sentiti da quel giorno che io ho subito quell'arresto, figli che
frequentavano scuole importanti, dinanzi ai compagni, diciamo, ai propri compagni, di aver avuto un genitore arrestato, così descritto dalla stampa, che era stato praticamente inseguito, insomma, per farvi capire che l'arresto, mi sono presentato per essere arrestato e mi hanno detto che mi dovevo presentare dopo un'ora e mezza perché l'appuntamento era alle 18 e non alle 15:30. Però la stampa addirittura aveva parlato di riciclaggio, di reati di riciclaggio che non esistevano minimamente. Mi era stato detto, la stampa aveva fatto un servizio dove dicevi ero proprietario di appartamenti a Miami ed erano state mandate anche i video di questi appartamenti a Miami, con tanto di quadri, di arredo, di cose. Tant'è che quando io sono arrivato a casa, io a Miami non c'ero mai stato, sono arrivato a casa la sera e mi sono voluto sorbire anche la cosa da parte di mia moglie, che non era a conoscenza del fatto che io avessi gli appartamenti a Miami. Da una parte era contenta perché gli avevano nascosto questa cosa, dall'altra parte invece era contenta perché c'erano gli appartamenti a Miami, e dall'altra perché non. Cioè, per farvi capire, insomma, sono stato devastato soprattutto dai media, cosa che non hanno fatto i media nel momento in cui sono stato assolto. Sono stato io, diciamo, a mettere un po' in evidenza. E questo è il motivo anche perché ho fatto il libro. Il motivo perché ho fatto il libro è proprio per questo, per mettere in giusta evidenza la realtà dei fatti, la verità. Perché sennò passi sempre come me. Io ho passato 14 anni che sono stato isolato, sono stato proprio messo da parte di tutti. Notavo nelle persone la difficoltà a frequentarmi. Quindi io voglio, attraverso il libro, voglio denunciare proprio questa situazione, voglio richiamare le coscienze, perché quello che è capitato a me, a parte che ho avuto modo di riscontrare in questi giorni che ho invitato un po' di amici, che tutti hanno avuto esperienze negative e sono stati tutti molto disponibili, la conferma è la vostra presenza qui, sono stati tutti molto disponibili a partecipare alle iniziative. Quindi lo scopo del libro è quello proprio di richiamare l'attenzione di tutti, perché è un problema che può capitare a tutti, può capitare agli imprenditori, e penso a queste interdittive molto facili che ormai sono di gran moda, a pensare ai professionisti, agli avvocati, architetti, ingegneri, farmacisti, cioè può capitare a chiunque una situazione di questo, una situazione che magari si conclude come la mia, però per la conclusione ci sono voluti 10 anni, una cosa che è stata decisa in un pomeriggio, che poteva essere decisa in un pomeriggio di 10 anni prima, e questo è un po' il senso, non è? Aspetta, Luigi, però io volevo un attimo, questo lo leggono tutti, quello che stai dicendo. Mi interessava capire, diciamo, se riesci, capisco l'emozione, parlare davanti alle persone, tu non sei un politico, no, ti sta bene. Però c'è la parte, per esempio, che riguarda, a parte questo che Maria e i tuoi figli, no? Voglio leggerlo con voi, questa parte dei figli, è una cosa bellissima. Non voglio perdere i miei figli, penso alle mani del più piccolo che stringono le mie. Lo vedo ridere a crepapelle mentre gli faccio il solletico e rovescio la testa all'indietro. Mi manca immensamente, allo stesso modo di come mi mancano gli altri due, cresciuti troppo in fretta. A settembre il maggiore compirà 18 anni, mentre la sorella ne ha già 13. Il suo compleanno è stato il 21 aprile, proprio la vigilia della bufera giudiziaria. Con loro mi impongo di trattenere quella tenerezza che invece sento più naturale esprimere con l'ultimo. Non si farebbero un'idea giusta di me, ed è tardi per spiegare o chiarire, no? Questo pensiero mi consuma, insieme ai piccoli sensi di colpa per i compleanni mancati quando ero fuori per lavoro. Mi domando se sono stato un padre presente, un buon genitore. So che ce l'ho messa tutta e che le circostanze non mi hanno favorito, ma tanti momenti sono stati così belli che niente li potrà cancellare. Ecco, quanto ti ha aiutato questo pensiero dei tuoi figli, e in quei momenti hai rimpianto di non aver fatto una vita diversa, magari più presente, più... Certo, è stata una fase di grande riflessione, perché c'è stato chiaramente un pentimento, no? Perché io ho levato il tempo ai miei figli per il lavoro, proprio mi sono privato di tantissime cose, diciamo che è stata l'unica cosa positiva, è stata una grande riflessione, è stata una fase di grande riflessione dove effettivamente ci sono stati dei pentimenti. Perché io avevo dato tanto per il territorio, per la comunità, perché è vero, ero diventato un grande imprenditore dal punto di vista economico, però avevo dato anche alla realtà locale, avevo dato tantissimo, quindi è questo un po' il... Sui figli, sì, i figli, mi sono sentito una grande responsabilità nei confronti dei miei figli e nei confronti di mio padre, anche perché avevo coinvolto mio padre nell'attività imprenditoriale.
mio padre è un dirigente dello Stato, non ha niente a che fare con l'attività imprenditoriale. Io l'ho coinvolto, me lo sono tirato dentro e quindi ho avvertito un grande senso di responsabilità e soprattutto nei confronti dei figli, perché vedevo la grande difficoltà che hanno avuto loro e che sono stati bravissimi a superarla e che per di più poi sono stati bravi a non avere magari dei problemi, perché di solito poi queste situazioni vanno a portare anche dei problemi, insomma, perché poi ci sono stati tutta una serie di problemi, separazioni, come, però diciamo che i figli hanno reagito molto bene a questa situazione, quindi è stata una cosa, poi non voglio dire tanto perché sennò il libro lo dovete comprare, perché c'è una cosa con leggere, no, parliamo, Pasqualino lo sta leggendo lui. C'è sempre la vena imprenditoriale, c'è sempre, commerciale, imprenditoriale, quindi non posso, quella è rimasta, quindi penso che se no il libro non lo compra nessuno. Lui allora, però diciamo anche per stimolare le vendite, un accenno al Racket Beach. Dai, perché non tutti diciamo sono qui sì, penso che in sala ci sono delle persone che hanno frequentato il Racket Beach, era questo modus diciamo operandi di mia mamma, era la casa di mia mamma un po' aperta a tutti gli amici, mia mamma ha vissuto per l'amicizia, per i rapporti, per le relazioni, per gli amici, ed era una casa aperta un po' a tutti, alla disponibilità di tutti. È un modello che vogliamo, vorrei io replicare, insomma, alla luce di, ci sono qua presenti anche che non erano diciamo del territorio, però perché la casa era aperta un po' anche fuori provincia, a quelli che stavano fuori provincia, fuori regione, e quindi io descrivo nel libro anche il Racket Beach, quei momenti belli che ho vissuto, perché io faccio in effetti un confronto con questa fase critica della mia vita, la metto a confronto con la fase anche dell'infanzia, della giovinezza, insomma, dove ho vissuto bene, e quindi cerco di mettere in evidenza quei momenti. E il Racket Beach siamo qui per replicarlo, insomma, per replicarlo noi giovani, perché poi c'è una cosa molto bella nel Racket Beach, cosa che non c'è oggi nella generazione nostra. Il bello del Racket Beach era che anche i genitori potevano godersi i propri figli, perché noi figli partecipavamo insieme ai genitori, cosa che invece oggi non esiste. Oggi insomma nella nuova generazione non c'è più questa cosa, quindi io vorrei riprendere questo format, questo modus diciamo, e riprendere il Racket Beach in questo senso, insomma, nel senso una casa aperta alla generazione mia e alla generazione dei miei figli, insomma, questo è. Perfetto, compreremo tutti il libro. Adesso abbiamo il piacere di avere il presidente della associazione Luca Coscioni. No. E nessuno tocchi Caino, chiedo scusa Sergio. Vabbè, allora sì, è venuto insieme a Rita. È veramente per noi un onore averti qui. Sei uno che diciamo è stato impegnato in gioventù, mettiamola così, sei stato molto impegnato, ha molto creduto e forse anche molto pagato per quello che hai fatto. Si sta impegnando molto in questa associazione che è internazionale, è il presidente italiano di questa associazione. Il presidente è Rita, io sono il segretario. Ah, il segretario, perfetto. E i temi sono i tuoi temi, per cui se hai un pensiero da affidarci, apriamo un brevissimo dibattito, perché ringraziamo tutti quanti per la loro presenza, per la loro pazienza, il tempo ci ha risicato, però sei qui e vogliamo goderti per quanto possibile. Pasqualino, guarda, io ti prego, a 2 minuti di darmi un calcio, ok? Intanto io sono davvero contento di essere qui. Non era prevista la mia presenza, un fuori programma. Però sono contento perché io qui ritrovo persone che mi sono diventate care. Luigi è la prima volta che lo vedo, ma già è bastato conoscersi, salutarci all'ingresso già per diventare, posso dirlo, fratelli. Poi con lui siamo stati in Parlamento, con Agazio, per me era l'unica legislatura, quella del governo Prodi, per lui non era la prima. Poi c'ho davanti a me il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. L'ultima volta che io ricordo un'assemblea di questo tipo, con così numerose presenze, è stato quando accade che il comune di Lamezia Terme viene sciolto per mafia, un'onta, una macchia, un marchio d'infamia sul sindaco, non solo sul sindaco, su un'intera comunità, perché lo scioglimento dei comuni per mafia si macchia di infamità, uso il termine carcerario, un'intera comunità. Lui si appella a chi? Ricordava Enzo Tortora, Marco Pannella,
e dice: voglio che tu venga come Partito Radicale, ma sono anche il segretario di Nessuno Tocchi Caino, ad un'assemblea con la cittadinanza, con i miei cittadini, e andiamo in una situazione come questa, bella, partecipata. Non so se c'era il caldo come oggi, ma c'era tanta gente come oggi. Quindi Paolo, ti reincontro con piacere. Poi Paolo da allora ha deciso di iscriversi a Nessuno Tocchi Caino. Alcuni l'hanno già fatto in questa. Iscriversi a Nessuno Tocchi Caino significa iscriversi ad un'associazione che si dice: vabbè, Nessuno Tocchi Caino ad Abele chi ci pensa. Nessuno Tocchi Caino vale innanzitutto per lo Stato, non per Caino. Perché nel nome di Abele e nella difesa delle sacrosante ragioni delle vittime non diventi lui, nell'affrontare il male Caino, lui stesso un Caino. Questo accade. Poi se si diventa Caino, lo Stato, nei confronti di un Abele innocente come Mazzei, allora ha maggior ragione di Nessuno Tocchi Caino. Noi vogliamo che lo Stato sia di diritto, non di torto. E quanti torti lo Stato nel nome della difesa di Abele ha provocato. Vorrei dire un'ultima cosa che è ispirata un po' da un breve colloquio che ho avuto con ragazzi prima della conferenza. Poi credo che lui ne abbia parlato, io ero lì fuori, a proposito, lì fuori c'è un tavolo dove ci sono i libri di Luigi che stanno andando a Cuba, sto monitorando la situazione. Ma c'è anche Elisabetta Zamparutti con un forum in cui chiede: dateci una mano, iscrivetevi a Nessuno Tocchi Caino. Perché iscriversi a Nessuno Tocchi Caino significa poter fare, ecco, la difesa dello Stato di diritto, ma non di Caino, la difesa dello Stato di diritto. Qual era la suggestione? Ormai io posso rivendicare una sorta di cittadinanza onoraria di questi luoghi della Calabria. Saranno almeno 4-5 anni in cui io almeno un paio di mesi all'anno li passo qui in Calabria. E cosa ho capito? Su questo chiudo. Ha ragione Agazio quando dice: c'è una sorta di peccato originario che consiste nella calabresità, nell'essere originari di questa terra, no? È una sorta di pregiudizio che già tu, cioè noi giriamo alle carceri e troviamo i detenuti che ci dicono: ma è possibile che io ho fatto una rapina, quindi un reato grave, e non posso essere trattato come uno del nord che ha fatto una rapina, ma siccome io sono calabrese mi danno il 416 bis, invece a quelli del nord soltanto magari l'associazione a delinquere sempre. Quindi c'è questo pregiudizio, si è deciso di fare della Calabria una sorta di serbatoio del male da controllare, da governare, perché nella misura in cui rimane un'emergenza, anche magari, non voglio dire che non c'è l'andrangheta, c'è e come, va combattuta e come, ma come voleva Sciascia, cioè non con la terribilità ma con il diritto, diceva lui. Se poi sei originario di alcuni luoghi, Gonzo di Palmi, Gioia Tauro, che ne so, San Luca, Platini, queste cose qui, non è più solo un pregiudizio, è una colpa ed è già una condanna. E poi se ti chiami come alcuni nomi molto in voga, molto conosciuti, molto parte delle cronache giudiziarie, e il fine pena è mai. Grazie. Ha chiesto di intervenire domani. Vieni qua. No, ma non metti. Buonasera a tutti. Dovrei dire, non ci sarebbe altro da aggiungere, invece mi verrebbe da dire tante cose. Innanzitutto i complimenti a te Pasqualino, perché non sapevo avessi questa, diciamo, attitudine a presentare i libri, ce l'hai quasi spoilerato tutto, non dire più niente. Piccolissima parentesi, sono molto onorato di essere qui perché io ho iniziato a fare politica quando ero ragazzino, all'epoca si usava, avevo
10-11 anni già seguivo i comizi un po' in modo trasversale, c'è la senatrice Ippolito, c'era un giovanissimo e grandissimo sindaco Pasqualino Scaramuzzino sul quale tutti riponevamo grandi aspettative e eravamo contenti di avere questo giovane sindaco che trascinava la mesa ai vertici della Calabria, c'era il presidente Loyer, insomma io ero ragazzino ma ricordo bene che c'era un altro tipo di modo di fare politica, quindi sono contento di aver conosciuto questa sera Rita Bernardini in un'occasione così, diciamo, di confronto opportuno e preciso. Io sono parlamentare della Lega, non sto qui a spiegare come sono diventato parlamentare della Lega perché è troppo lunga, però sono tra i pochi sottoscrittori del mio partito della petizione a favore di Radio Radicale quando c'è stata l'intenzione di togliere il finanziamento. Quindi una cosa ci tenevo a dire perché sono cresciuto in quel mito, in quanto la mattina quando andavo in cantiere a lavorare verso le 6 del mattino sentivo sempre Radio Radicale, quindi grande compagnia e grande momento di crescita. Come partito, lo avevi detto tu prima, insieme a pochi uomini liberi noi abbiamo tentato di dare una via di uscita referendaria a quel meccanismo che ci stava spiegando come probabilmente la giustizia non funzionasse, non funziona. È andata male, poteva andare meglio, però questo non deve farci desistere dalla necessità e dall'opportunità di pensare ad una riforma in senso costituzionale, Presidente, in senso garantista della giustizia. Quello che non è stato fatto per tramite dei referendum deve essere fatto per tramite della politica, che deve riacquisire necessariamente quella che era la sua autorevolezza, un'autorevolezza che è stata minata. Ovviamente non sarà questo governo a farlo, noi speriamo possa essere quello che uscirà dalle prossime elezioni, che senz'altro deve avere al centro dell'agenda proprio questo. Vicende come quelle di Luigi, io non ho letto il libro, lo leggerò penso solo domenica sul Lido dove ci incontreremo alla Marinella, sempre alla Mezza Terme, ma ho letto il libro di Irene Testa, con la quale sugli errori giudiziari, il testo con il quale sono andato in giro per la campagna referendaria, nel quale ci sono diverse testimonianze, qualcuna forse faceva riferimento anche a Irene, penso all'ex sindaco di Marina di Gioiosa, Femia, Rocco Femia. 11 anni di procedimento giudiziario, 5 anni di custodia in carcere, 6 ai domiciliari. Il figlio che giocava con il Livorno, che mentre si allenava vede su RTL, vede su tutti i titoli dei giornali, il papà in quelle condizioni, quindi retrocede da quella missione e va a giocare nelle categorie più scarse. La figlia che aveva 8 anni, a 18 anni, fa un'intervista per Vanity Fair, dove testimonia di quella sera, noi tutti abbiamo, io ho figli, uno di 10 e uno di 7 anni, può capitare che un figlio di 7 anni ti dorma nel letto, no? Nel letto nuziale. Vedere quegli incappucciati che trascinano tuo padre dal letto, ecco, forse questo era il riferimento che facevi pure prima. Tante altre storie, le storie come quelle di Luigi testimoniano che bisogna che ci sia qualcuno che si impegni, perché vicende giudiziarie come queste ti fanno perdere l'orientamento, nonostante tu possa essere una persona fortissima, forgiata, ti fanno perdere a volte anche la voglia di vivere. E allora ho ascoltato quello che diceva il Presidente e lo ringrazio per questa, diciamo, senso di libertà che ha posto nel trattare, voglio sperare che non si tratti soltanto di una questione, diciamo, di chi è fuori dalla politica fatta, diciamo, in Parlamento, e quindi spero che non sia quel tipo di coraggio, ne sono certo, e mi voglio soffermare sull'aspetto della condanna, lo voglio fare perché tanto qui siamo tutti tra persone che si conoscono, io sono parlamentare ma prima di tutto sono un cittadino di questa città e me ne onoro, e sono un amico di tutti. La condanna mediatica, di fronte a voi, a fianco a lei, ha un condannato da 6 anni mediaticamente per il fatto di avere un suocero che ha avuto problemi giudiziari. Appena candidato alla Camera dei Deputati mi sono ritrovato report, mi sono ritrovato tutte queste testate le più possibili immaginabili
a pormi il microfono davanti per chiedermi conto del fatto che io mi fossi fidanzato con la mia attuale moglie, io ho 39 anni, all'età di 15 anni. Io a 15 anni dovevo chiedere a mia moglie il papà cosa avrebbe fatto 20 anni dopo. Ovviamente Luigi, quando ci siamo ritrovati a parlare del suo incontro, dice: ma tu come hai fatto a reagire così? Con una condanna mediatica costante che evidentemente si è riverberata anche in termini della carriera personale, ma è la cosa più effimera, perché quello che conta è la famiglia, quello che conta è avere la coscienza pulita come acqua di fondo. E allora, negli anni 90 è iniziato il declino. Negli anni 90 i partiti hanno iniziato ad abbassare la testa di fronte a determinati poteri. Io ho 39 anni e sono 35 anni sindaco, e ti ringrazio per tutto quello che fai per questa città e per tutto l'impegno che metti, lo faccio davanti a tutti, ti meriti pure un applauso, perché giornalmente tutti attribuiscono i problemi al sindaco, ma poi il sindaco è quello che sa quello che sono i problemi della città e come si devono affrontare. Ma da 35 anni in questa città, proprio per toglierci quella macchia di cui parlava il presidente, quella vergogna di essere lamentini, e le manifestazioni contro la mafia, legittime, e le manifestazioni per la legalità, legittime, e i festival. Sono passati 35 anni, presidente, non me lo sarei mai aspettato che con il presidente Loiero io mi sarei trovato a parlare del libro di Irene Testa, del libro di Luigi Mazzei, e quindi della probabile necessità di istituire un festival dei libri sulla mala giustizia. Probabilmente si potrebbe fare facilmente, anche perché gli attori protagonisti, gli ospiti potrebbero essere interscambiabili, gli stessi, fanno una cosa e un'altra, perché alla fine molti dei protagonisti delle vicende più scabrose sono coloro che partecipano a diversi altri festival. Io non la faccio lunga. Il mio vuole essere solo una testimonianza di impegno per quanto riguarda questo tema della giustizia, e soprattutto impegno per far sì che il fatto di essere calabrese, il fatto di essere lamentino, non sia una vergogna, ma sia una marcia in più che noi dobbiamo trasmettere ai nostri figli e alle future generazioni. Grazie per tutto quello che avete fatto, grazie a tutti per la testimonianza. Il ragazzino che voglia porgere il suo saluto, così sappiamo. Anzitutto io voglio ringraziare Sergio, Rita ed Elisabetta. Li ringrazio non per la presenza di oggi, che pure è un gesto di particolare importanza, ma li ringrazio perché loro ci sono sempre quando qualcuno si sente solo. Ci sono sempre ove i diritti sono violati, ci sono sempre ove lo Stato mostra oggi nel 2021 di avere ancora normative che richiamano sistemi che della democrazia non hanno nulla. Io, ahimè, c'ho un grande difetto, quello di essere franco, c'ho un grande difetto, quello che dico, quello che penso, e questo tante volte purtroppo mi ha portato a conseguenze che molti conoscono. E allora cosa dico? Dico anzitutto, questa è una nazione che ha impianti normativi dei quali un giorno i nostri nipoti si vergogneranno, così come noi ci vergogniamo delle normative che impedivano l'esercizio del diritto di voto alle donne. È questa l'amara realtà, amara realtà, che non si sente mai se non quando intervengono associazioni quale Nessuno Tocchi Caino, che intervengono in una nazione sonnolenta, in una nazione timorosa, in una nazione asservita al timore di ciò che può accadere. Perché dico questo? Ma può seriamente nel 2021 esistere ancora normativa che individua e di fatto condanna e di fatto marchia e di fatto massacra e di fatto annulla persone, comunità ed enti senza che le persone stesse abbiano avuto la possibilità di interloquire su ciò che viene contestato? Questa, diciamolo, visto che molti partiti hanno il timore di dirlo,
questa è barbarie giuridica ed è barbarie politica, diciamocelo, non lasciamo solo al coraggio di Rita, di Sergio, di Elisabetta questo, diciamocelo con franchezza, esistere oggi delle normative che consentono delle interdittive a carico delle imprese senza che le imprese abbiano la possibilità di interloquire prima che arrivi la notifica è barbaria. Se non la chiamiamo così siamo fuori strada e siamo ipocriti, componenti di una nazione che dell'ipocrisia fa la sua principale arma, diciamolo. Possono esistere ancora normative che pervengono a scioglimenti di consigli comunali, all'instaurarsi di vergognose prassi di governo prefettizio, dalla dubbia costituzionalità, se la Costituzione la si interpreta per come deve essere interpretare, e fanno questo, ad esempio, negando anche ad un sindaco che lo chiede 3 volte di essere sentito. È o non è barbarie? Io sono anni che chiedo a chiunque, dal ministro Menniti che non ha letto una pagina di quello che ha firmato, al prefetto Latella che non ha capito una parola di quello che ha scritto, ho chiesto a tutti un confronto faccia a faccia. Io nella vita non temo nulla, quindi non sono come tanti che possono temere qualcosa. Ho chiesto incontri, ho chiesto confronti, ho chiesto dibattiti. Ho chiesto per esempio per la storia personale mia, ma mi spiegate perché un comune è stato sciolto se poi in 3 anni di gestione commissariale non è stata revocata nemmeno una determina di 1,50 euro che ha potuto riguardare qualcosa? Ma come fate voi ad offendere, come giustamente diceva Sergio, una comunità? Come fanno ad esistere norme liberticide quale queste? Come fa ad esistere una norma che consente a larghe maglie la carcerazione preventiva? Come fa ad esistere una nazione che ha un rapporto di 1000 a 1 tra i convegni che parlano di legalità e i convegni che parlano di diritto? Il rapporto è 1000 ad 1. Noi vediamo 1000 convegni nei quali si parla sempre della stessa salsa, salsa che deve essere chiaramente trasmessa, assolutamente. Guai a dire domani Mascaro si scaglia contro la legalità. Io nella mia vita ho sempre osservato tutte le regole perché questo mi hanno insegnato i miei genitori. Ma voi, che non è facile, soprattutto in Italia. E dico, ma voi quanti convegni avete visto nei quali si parla dell'esistenza o meno di una nazione nella quale possano esistere i diritti tali per i quali ciascuno può tranquillamente pensare nulla può accadermi se non vi è la previa possibilità di ascoltare la mia voce? Ma questi convegni se li sono scordati in Italia? Ma le forze politiche che a fronte di referendum che tendono comunque a mettere al centro della discussione l'esistenza violata di diritti ed invitano ad andare a mare, ma che forze politiche sono? Non avete neanche il coraggio di discutere del problema, non avete neanche il coraggio di discutere se consentire la custodia cautelare semplicemente sull'astratta possibilità di reiterazione del reato, ove penne che amano la prima pagina dei giornali tendono a ricavare unicamente dall'asserita gravità dei fatti. Ma questo è diritto? E voi forze politiche invitate ad andare a mare e non invitate invece a discutere di un problema, a discutere se è possibile che esista una nazione nella quale possa esservi un provvedimento di custodia cautelare
per fatti avvenuti 6 anni prima, semplicemente per il pericolo di reiterazione di reati da parte di soggetti incensurati. Io dico vergogna, 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 e lo dico e poi ne pago sulla pelle le conseguenze, ne pago sulla pelle le conseguenze, ma il più forte di me non riesco a trattenermi. E allora dico, ben vengano momenti quali questi. Luigi, mi dispiace, noi eravamo compagni di banco anche alla scuola media, no? Eravamo compagni, mi dispiace per tutto ciò che è accaduto, ma ti dico che a volte bisogna avere anche l'orgoglio che per il tramite di ciò che si paga sulla propria pelle ci siano tematiche che vengono ad essere discusse. Io sono ancora orgoglioso di essere stato invitato a Milano a portare la testimonianza di una vergogna di Stato, e lo dico senza temere nulla, una vergogna di Stato avverso la quale è rimasto inascoltata anche un'istanza inviata al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, in cui si diceva che coloro che avevano scritto la relazione, coloro che avevano portato allo scioglimento, avevano commesso il reato di falsità ideologica. Io lo dico con coraggio, nessuno ovviamente ha avuto il coraggio di rispondermi. E allora, quando c'è un microfono, io continuo a dire, non temo nulla, dormo tranquillo, vado avanti per la mia strada, orgoglioso anche che grazie allo scioglimento che ha massacrato questa comunità, io in Italia, grazie a loro, ho portato una battaglia di civiltà, che è una battaglia di civiltà che nessuno, Tocchi Caino, porta avanti ogni giorno, e invito tutti a tesserarvi. E vi è anche un libro dove vi sono 6 pagine scritte da me che parlano di Lamezia Terme e con coraggio dicono quante malefatte hanno fatto coloro che dicevano di agire in nome e per conto dello Stato, e nessuno ovviamente mi ha mai smentito. Allora, io ringrazio tutti quanti voi per la presenza, ringrazio i relatori che sono intervenuti, ringrazio Agassio che è sempre un grande amico di Lamezia, affettuoso, ringrazio Rita, ringrazio Sergio, ringrazio tutti quanti. Il libro è lì, chiunque lo volesse acquistare, c'è l'autore che può firmarvi le copie, e grazie ancora. A voi.